ragazzi e ragazze, benvenute in questo nuovissimo video haul, un video haul però diverso dal solito. Come avrete letto sicuramente dal titolo, questa volta andremo a spacchettare un pacchetto che mi è arrivato dall'azienda YesStyle, che probabilmente sicuramente conoscerete perché è molto molto famosa, ma per chi non lo conoscesse vi spiego anche che sito è. È un sito coreano che però non spedisce dalla Corea, quindi non avete assolutamente nessuna tassa doganale. È importantissima questa cosa e ha sia vestiti, cibi, skincare, qualsiasi cosa, ecco. Quindi, dopo essermi accertata che i loro magazzini non fossero in Corea, ma se non sbaglio nel Regno Unito, sì, ho deciso di accettare la collaborazione e provare con voi la skincare coreana tanto tanto chiacchierata, ecco. Quindi ho scelto un po' di cosine. Comunque smetto di parlare, vi lascio tutti i link di qualsiasi prodotto sotto nell'info box, così siamo sicurissimi che se volete potete trovarli, e vi lascio anche un codice sconto che troverete sempre giù nell'info box. Il pacco in questione, ragazze, è questo qui. Come vedete è super imballato bene perché aveva tantissima carta, non so come si chiama queste cose che fanno pop, così, vedete, sentite, capito? Molto ASMR. Comunque ragazzi, a parte le cose stupide che faccio io, ma non sarei io se non le facessi, vi faccio vedere i prodotti pescati così a caso, perché in realtà io li ho ordinati con un ordine specifico, ossia facendo proprio una skincare dallo struccante fino ad arrivare alla maschera per le labbra, super chiacchierata. Voglio iniziare proprio da quella perché tra l'altro già l'ho provata due sere, ragazzi, non ce l'ho fatta, è l'unica cosa che ho provato, perché ho voluto prendere la mini taglia della maschera di Laneige, penso si dica così. Questa qui sul sito, se sentite sottofondo qualche rumorino, è Zeus che sta scavando nella sua lettiera. Grazie Zeus, sempre molto gentile nei momenti opportuni. Dicevo, ho preso la mini taglia che costava soltanto 3,25 euro. Se mi vedete che guardo di qua è semplicemente perché ho le schermate di ogni prodotto per essere molto professional, e ogni tanto ci vuole. E vi dico anche a che cosa serve il prodotto, perché tutti gli altri poi sono completamente sconosciuti a me perché sono marche appunto coreane. Comunque questa è famosissima in Italia, nasce perché ha delle labbra eccessivamente secche e quindi eccomi presente. È una maschera labbra, quindi va applicata abbondantemente la sera. Per il giorno successivo dovreste avere le labbra super juicy, rimpolpate. Non lo so ragazze, l'ho provata due sere, effettivamente sono un pochino più morbide, però c'è anche da dire che non fa super freddo, quindi non sono nel mio periodo di labbra spaccatissime, quindi diciamo che vi darò il giudizio finale verso novembre-dicembre, ecco. Tra l'altro è un prodotto che potete trovare anche da Sephora, ma credo che su YesStyle lo pagate molto meno, c'era la mini size e la full size, anche in diverse profumazioni e quindi diversi ingredienti. Secondo prodotto, ho preso questo siero qui della linea Unique, penso si legga così ma non ne sono certa. Ho scelto lui semplicemente perché era tra i best seller del sito, quindi ho detto wow, allora farà i miracoli. All'interno ha la vitamina C e il propoli. Vi leggo anche le premesse. È un prodotto a doppia funzionalità per sbiancamento e cura delle rughe. Inoltre idrata in profondità e rivitalizza la tua pelle con ricchi nutrienti. Ovviamente io lo testerò e vi farò sapere. Vi faccio vedere anche come si presenta, se ci riesco, perché sono tutti super sigillati. Forse avrei dovuto farlo prima. Sì, Miriana, forse sì. One hour later. Eccomi qua. Il prodotto si presenta così molto molto fluido, devo dire. Non so se vedete, tipo sotto forma di gel. Sono curiosissima di testarlo. In realtà dirò sempre questa frase in questo video, ma è proprio quello che voglio fare. Cioè, nel senso, sono lì sulla mia scrivania tipo da una settimana e dico sempre ora lo registro, ora lo registro, ora lo registro, e poi non ho il tempo materiale per registrarlo. Però ora l'ho fatto. Passiamo ora, ragazzi, a un prodotto contorno occhi. Ho deciso di prendere lui. Perché lui? Perché mi incuriosiva troppo sia la texture, che è molto molto densa come piace a me. Poi in inverno mi piace proprio fare gli impacchi. E
Punto numero due, ragazze, è un prodotto alla bava di lumaca. Io non ho mai provato prodotti alla bava di lumaca. La marca è Mizon, penso si pronunci così. Costa 12,65 euro, e ovviamente, ragazze, io leggo sul sito perché qua è tutto scritto in coreano, penso, e non c'è neanche la lingua inglese. No. Non è pervenuta, quindi vi leggo dal sito dove c'è anche la traduzione in italiano. Che cosa ci promette, ragazze? La formula aiuta a ridurre sia le linee di espressione, i cedimenti, quindi penso che siano rughe, e secchezza e occhiaie intorno alla zona degli occhi per ringiovanire istantaneamente il suo aspetto. Molto curiosa. Passo poi, ragazze, al prossimo prodotto, che è un prodotto per la detersione, quindi per struccarvi. Il prodotto è della marca Innisfree, non so come si legge. Comunque è una marca che conosco tramite Soul Mafia, perché sì, seguo Soul Mafia tantissimo, lo amo, lo stramo. E quindi mi sono lanciata sul brand. È un olio detergente ai semi di mela formulato per occhi e labbra e viso, quindi praticamente tutta la faccia. Aiuta a rimuovere il make-up, perché comunque è un olio detergente, ma deve essere ovviamente risciacquato, per poi dopo successivamente fare la doppia detersione, quindi con una schiuma. Ad esempio, io ora sto utilizzando la Coco Fresh di Hello Body, mi sto tipo innamorando di quella schiuma. Per quanto riguarda, ragazze, la crema viso, ho scelto lei, la Son Young, ma io so benissimo che tutti i nomi che sto pronunciando sono sbagliati, ma che ci potevamo aspettare da Miriana Ritano? E ho preso questa crema sinceramente perché mi ispirava molto l'INCI. Non ha né profumazione, né coloranti particolari e né parabeni. Quindi ho detto ottima, soprattutto per l'inverno, perché all'interno ha il pantenolo, che è super super idratante. Vi dico anche, ragazze, che cosa c'è scritto sul sito: è formulata con pantenolo, olio di semi di girasole e burro di karité. Questa crema idrata intensamente e ripristina l'equilibrio idrico della pelle riparando i danni. Quindi ottima per l'inverno, costo 13,75 euro. E passiamo ora, ragazze, al best seller, al pezzo forte. La prima cosa che ho inviato, perché veramente la bramavo da tempo, ma non capito quasi mai a Milano e Rinascente, e parlo di lei, la bava di lumaca, della Kors. È praticamente un'essenza, per chi non la conoscesse, alla bava di lumaca, che aiuta sia ad idratare ma anche a migliorare la grana della pelle. Ne ho sentito tantissimo parlare ed ero super curiosa di testarla. Si presenta così, il packaging è molto basic ma super elegante. Ha la pompetta e la testeremo tutto l'inverno. Cioè io amo, 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 amo. Il prezzo è di 17,25, non so quanto costa in Italia, ed è 100 ml. Prodottino che mi hanno loro gentilmente inviato sono questi qui, i cerottini per il naso della linea Toso Wong. Sono 8 cerottini, si presentano ovviamente singoli così nelle loro bustine, come quelli di Primark, e per 8 fogli il prezzo è di 3,25 euro. Non è molto caro. Sicuramente li testerò su Manel, che ha tantissimi punti neri sul naso, quindi non vedo l'ora di rimuoverglieli, e vi terrò aggiornate come faccio sempre. Più che altro lo faccio su Instagram perché è un social molto più rapido per me. Due cosine che ho infilato all'interno perché non potevo non farlo, e sono queste due, che sono delle maschere in tessuto. Cioè, ragazze, la Corea è famosissima per le maschere in tessuto. Miriana, che fai? Non le provi? Certo, ovviamente. E ho scelto queste due, una alla vitamina C, sono in fissa ultimamente con la vitamina C, e questa qui all'acido ialuronico, che male non fa. Sapete che io ho una pelle normale, tendenza al secco, quindi prediligo cose molto più nutrienti, e sono contenta, ragazzi, di avere questa pelle, perché è molto più comune la pelle grassa mista rispetto a quella secca, e quindi sono contenta, ecco, cioè contenta. Sono contenta di poterne parlare e dare spunti anche per chi ha una pelle come la mia. Altra cosa che era nei best seller che ho voluto provare è questa maschera qui, sempre della marca Unique.
Ed è una maschera notte, in Corea sono famosissime le maschere notte soprattutto, stavo guardando perché ce ne sono tantissime, quindi ho detto vabbè, proviamola. E questa qui è sempre ai propoli e alla vitamina C. Vi leggo anche che cosa promette di fare: idrata e lascia la pelle super radiosa, vanta anche proprietà antirughe e sbiancanti. Quindi c'è tipo la vita. Per concludere la mia skincare routine, perché nella mia testa avevo preso tutti i prodotti per fare una skincare routine strong, quindi coreana, ho deciso di prendere anche un peeling. In Italia sinceramente non ho provato tantissimi peeling, forse due peeling, e uno dei miei preferiti è quello di The Ordinary, che effettivamente dà un risultato. Questo qui che ho preso è della linea Secret K ed è al limone, è un peeling in gel, a differenza di quello di The Ordinary invece, che è molto fluido. Principalmente io l'ho preso per questo, ecco, perché non è un peeling aggressivo e vi faccio vedere, è un classico tubetto. Vi leggo anche le istruzioni, ragazze. Applica un generoso strato, ve lo sto traducendo in inglese, cioè proprio che British, un generoso strato sulla pelle asciutta, lo vai a massaggiare delicatamente con movimenti circolari per 30 secondi, dopodiché lo vai a rimuovere con acqua tiepida e devi fare il trattamento per una/due volte a settimana con costanza, altrimenti ovviamente non vedrete mai il risultato, ma questo qualsiasi prodotto skincare o corpo o capelli, cioè dovete essere costanti e utilizzare sempre gli stessi prodotti per vedere i benefici. Altra crema viso, ragazze, è questa qui, che però è una crema viso giorno, è della linea I'm From e si chiama Honey Glow Cream. Sono curiosissima su questa, infatti la testerò domani mattina, perché promette di illuminare la nostra pelle, quindi pre make-up tipo fantastica. All'interno ha l'olio d'oliva, quindi anche un idratante. Spero però che è una crema di facile assorbimento, che non sia sticky. Vediamo anche il packaging. Se riesco ad aprire questo video, è tutto un se riesco ad aprirlo. Eccola qui, ragazzi. Cioè, ragazzi, è un gioiellino. È un gioiellino. Cioè, adoro. Guardate che bella. Stupenda. Ultimi due prodottini, ragazzi, poi giuro che smetto di parlare. Vi faccio vedere prima questo perché è un prodotto che non ho mai provato, mai mai mai. Sono dischetti in cotone già imbevuti di una soluzione, vi leggo. Allora, sono impregnati di un'essenza a base di olio di semi di carota e acido glicolico. Praticamente aiuteranno a levigare e affinare la carnagione, quello che c'è scritto. È un barattolo così, ovviamente sigillato. All'interno vi dico quanti pads ci sono, 70 pezzi. Quindi praticamente è già un tonico imbevuto che voi applicate prima della vostra essenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi li testeremo, e anche se non credo batteranno il tonico, io amo proprio la sensazione di mettere sul dischetto il tonico e poi passarlo sotto il viso. Mi sento proprio pulita, non so voi, ma io amo quella sensazione. Il prezzo di questa è di 12,70, mentre l'ultimo prodottino, ragazze, è un siero un pochino più particolare degli altri, perché all'interno ha la niacinamide, forse l'ho detta bene, e va mescolata una goccia del siero alla propria crema abituale. Promette di andare a schiarire le macchie, perché comunque la concentrazione è molto alta, è del 10%, e ad affinare appunto la grana della pelle. Il marchio, ragazzi, è Tiam con l'apostrofo, e anche questo è tra i best seller. Praticamente quasi tutti i prodotti erano dei best seller appunto coreani. E siamo giunti al termine dell'unboxing, ragazze. Fatemi sapere sotto nei commenti un solo prodotto che volete assolutamente provare, che vi incuriosisce tantissimo. Ci tengo particolarmente a leggervi, cioè mi diverto tantissimo, poi rispondo sempre a tutti, non salto mai nessuno. Altra cosa che vi chiedo: volete vedere per caso la skincare coreana con tutti questi prodottini che vi ho fatto vedere? Punto di domanda, rispondetemi. Noi come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina. E ovviamente di seguirci anche qui su Instagram, dove siamo molto 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 più attivi. Vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Che bravo!